Benissimo, tantissimi contributi dall'Asia, ma il prossimo gruppo viene dall'India e quando ho chiesto al leader come si pronuncia il nome, mi ha detto io sono Afsta come pasta. E allora è senz'altro al posto giusto, ma non so se ci parlerà della pasta. No, no, ora impareremo qualcosa di più dell'utilizzo della tecnologia digitale per insegnare alla gente a mangiare in modo sano e sostenibile. Allora, vi invitiamo qui sul palcoscenico, Asta Malhotra, è il titolo del suo discorso. Il titolo del suo discorso è L'impronta della salute, rendere il cibo sostenibile, una tendenza in atto. Buongiorno signore e signori, siamo esperti di marketing, studenti di marketing da un'università indiana e siamo qui per creare un impatto, per dare potere a tutti gli individui presenti in questa stanza e oltre. Allora, sappiamo tutti che la sostenibilità è molto importante per combattere l'obesità e diverse organizzazioni e istituzioni hanno fatto la differenza, ma noi come individui possiamo anche noi cambiare le cose? Noi siamo qui per parlare proprio di questo, ma prima facciamo un passo indietro e dobbiamo capire la situazione attuale in India. Uno su cinque uomini hanno un indice di massa corporea superiore a 30. Uno su sette donne in India hanno un indice di massa corporea superiore a 30. Questo significa che sono individui obesi e la situazione è allarmante. Pensiamo al problema. Allora, come ci dicono le cifre? Le persone non sono consapevoli, c'è anche una mancanza di accettazione e una mancanza di motivazione per lavorare e combattere l'obesità. Allora, noi forniamo dunque una soluzione in tre fasi diverse, ma che però integra il ruolo dei governi, degli individui e anche delle organizzazioni. Il primo livello di applicazione feature è which an un'attività di individual can login delle utilize. The calorie che second level l'individuo può brings fare. Il in secondo QR codes livello on richiede freshly dei served codici food at QR restaurant chains. per And the cibo third fresco level, the servito star nei of our ristoranti. La application terza is the fase restaurant è rating invece il feature. rating dei ristoranti, che è senz'altro The l'aspetto più first interessante. feature La is the prima calorie logging fase application. riguarda The l'applicazione calorie di logging login delle application calorie. permits an Questa applicazione individual to permette a un calculate his individuo body di mass calcolare index l'indice and di massa find out how corporea many e scoprire calories dunque he must quante consume in calorie a deve day, consumare such nell'arco that di una he eats giornata. in the right E allora amount mangerà and le is quantità able giuste to work e out as potrà well. dunque The fare un po' di individual can esercizio log in the fisico. amount of L'individuo workout può that fare he un does login and hence del the tipo di application lavoro will che fa even e give him l'applicazione stars gli on darà his anche delle performance stelle in the sulla entire day. sua performance These nell'arco stars della can be giornata. shared on Queste an stelle online possono platform essere like condivise su Facebook una and he can piattaforma online indeed come tell his friends Facebook that e può yes, raccontare ai I suoi am amici che leading a sì, healthy io sto lifestyle. facendo una The vita next phase sana e talks salubre. about a QR La code. seconda We fase all riguarda il know that codice freshly QR. Noi served sappiamo foods tutti do che i not cibi have freschi nutritional non information, hanno but on the other informazioni hand, a packet of nutritive, chips però un does. pacchetto di patatine This fritte QR invece code sì. is Allora to questo create a codice point QR of sale deve creare impact, dunque un such impatto al that punto if I vendita. go today Allora, to se io purchase vado a oggi ad burger acquistare at a per esempio un restaurant, I'm hamburger in able un to find ristorante, out posso that that burger scoprire is che not questo healthy for me. hamburger I'm non fa reminded bene, then mi and viene there on ricordato freshly served subito food and con not questo packaged cibo food. da ristorante e non cibo Let me imballato, take you to the conservato. star of E ora our vi porto application. proprio This l'aspetto is più the restaurant interessante della rating nostra feature. applicazione. Questa è la By caratteristica this, an di individual, rating it's dei an application ristoranti. which will Questa è be created un'applicazione che with the verrà help of creata Barilla dunque con Center for l'aiuto del Food and Barilla Nutrition. Center for Food By and this Nutrition. E application, grazie a questa individuals applicazione, across gli the world individui in will tutto il be able mondo to rate potranno dunque restaurants on their fare un perception rating of a del healthy menu. ristorante sulla base So della the scale is percezione going to sulla be from sillo del 1 cibo to del 5, ristorante, where è 1 sano oppure implies no, an da 1 a unhealthy 5, menu 1 and vuol dire un 5 non troppo implies a sano, healthy menu. 5 invece These è il ratings voto will be massimo per tabulated on an un average. menu Also, sano the e role of questo Barilla verrà comes in here, such calcolato that no il bias is ruolo created and these dell'algoritmo ratings are è well che
rated as well as parallel proper ratings are created. These average ratings will then be displayed on the social forums. How will we measure these ratings? For example, on a 1 to 5 scale, if the average rating are obtained as given in the picture, they'll be rated, the restaurant will be rated as red, yellow and green. Now, all of us love to check in at every place that we go. Uno vuole controllare per esempio tutti i ristoranti. Io sono venuta qui alla Bocconi University e sulla pagina Facebook Bocconi viene indicata in blu, ma se il ristorante al quale vado non offre un cibo sano, ebbene ci sarà per esempio un bollino rosso e io potrò dire ai miei amici su Facebook: io sono una persona sana, faccio esercizio fisico e mangio cibo sano. E questo è molto interessante sia per il pubblico ma anche per renderci consapevoli che ci sono dei rischi che sono collegati dunque ai menù più o meno sani. E allora il nostro value proposition è quello di collegare gli individui, i governi, le organizzazioni, farli lavorare tutti insieme. Noi vogliamo lanciare dunque questo nelle città metropolitane dell'India, dove la fascia d'età sarà tra i 18 e i 35 anni. Sì, è scioccante, perché nella fascia d'età dove la maggior parte della gente è giovane, nel nostro paese invece la gente diventa obesa tra i 18 e i 35 anni, utilizzano la tecnologia per rimanere seduti sul sofà, diventano delle couch potatoes, delle patate da divano, invece di camminare e sentirsi bene, in forma, in gamba. E allora noi abbiamo come obiettivo gli studenti, i liberi professionisti e anche le casalinghe, e vogliamo coinvolgere i medici. Come facciamo? Ebbene, dobbiamo distribuire i cataloghi ai dottori o gli esperti dettiologi e poi dobbiamo anche lanciare la campagna New You, il nuovo voi, cioè tutta una serie di video virali che descriveranno le persone che utilizzano questa applicazione e possono raccogliere i benefici. Questi video possono essere resi virali, per esempio il fattore beauty. Questo è diventato un video che abbiamo visto in modo virale in tutto il mondo. Dobbiamo creare una serie di valori, così la gente si sente piena di fiducia in se stessa e voi come individui, il nuovo voi, potete poi creare un impatto sul resto del mondo. E poi abbiamo anche la campagna Prendete le scale invece dell'ascensore. In tutto il mondo, come anche in India, tutte le stazioni di metropolitana hanno sia l'ascensore che le scale. Io ho sempre preferito prendere le scale, però anche l'ascensore è interessante. Però chiaramente se uno prende le scale, uno fa esercizio fisico e poi consuma il cibo nella quantità giusta, non prendo il piatto di qualcun altro e mi sento una persona sana. E allora se noi mettiamo questo flash code accanto alla scala, è un po' come se ci fosse qualcuno che mi desse il consiglio: prendi le scale, non prendere l'ascensore. Ebbene, oggi prendiamo le scale in metropolitana e non prendiamo l'ascensore, e così facciamo un po' di esercizio fisico e ci sentiremo degli individui sani. Inoltre noi vorremmo anche fare delle gare tra i diversi ristoranti per vedere quale ristorante serve cibo più sano e può ricevere una classifica gialla, verde o rossa, come vi ho mostrato prima, e riuscire anche a migliorare il proprio rating. Noi incoraggiamo la Barilla anche a organizzare maratone in un paese come l'India, dove la gente viene incoraggiata a partecipare e si può proprio promuovere il nostro profilo sano e far sì che l'individuo può veramente fare la differenza. Sì, il nuovo voi. Inoltre, dato che noi non vogliamo raccogliere denaro dagli individui, noi vorremmo invece generare reddito per creare le pubblicità e per l'applicazione, per aiutare i ristoranti. Faremo pubblicità per i ristoranti e saranno i ristoranti a sponsorizzare, a finanziare dunque questa attività. Ci daranno soldi per il marketing e per le diverse applicazioni. Visto che siamo nel mondo dell'analisi dei dati, sono le
società che devono offrirci questi dati. Ebbene, signore e signori, noi dobbiamo veramente fare un impatto come individui e non solo come governi e a livello di organizzazioni, perché con gli smartphone ora, anno dopo anno, dobbiamo veramente creare la differenza, mangiare le quantità di cibo giusti e mantenere sana non solo la nostra generazione, ma anche con questo pubblico sempre più tecnologico. Noi dobbiamo anche far capire alla gente quanto sia importante avere delle abitudini sane, così anche loro avranno fiducia in loro stessi. Allora, proprio come il logo della Barilla, la mano di un adulto con dentro la manina di un bimbo, ebbene anche noi dobbiamo assolutamente dare potere alla nostra gente. Io, a nome dei miei partner e del mio gruppo, vi ringrazio. Thanks, Asta. Thank you. Virtual and real solutions. Bene, grazie mille delle soluzioni virtuali e reali per un nuovo mondo. Grazie mille.